Domenica ad Ancona il Pescara proverà a prolungare il buon momento in campionato, dove la squadra è in serie aperta di 3 vittorie. La sconfitta di Coppa di 2 giorni fa, semmai, deve fungere da monito, poiché i problemi non sono svaniti nel nulla e al Massimino si sono ripresentati. Non nella prima mezz'ora, quando il Pescara è stato più simile a quello visto per ampi tratti con Pontedera e Olbia, col grosso neo questa volta di non aver concretizzato le palle gol create. Nella successiva ora è tornato a essere il Pescara pre-Chiavari, meno squadra e meno propenso a superare le difficoltà, e che si è sciolto alle prime avversità. L'obiettivo dello staff tecnico biancazzurro è ovviamente portare il Pescara a giocare 90 minuti in un certo modo e non solo un quarto o un terzo di gara. Nel frattempo, per la gara del Conero, sicura l'assenza di Franchini, molto probabile anche quella di Pellacani e Brosco, se l'ex Vicenza e Latina aveva già saltato la trasferta di Coppa per dei problemi a un ginocchio. Pellacani si è fermato nel finale di gara di Catania, che il Pescara ha chiuso in 10 poiché i cambi a quel punto erano esauriti. Il giocatore ha avvertito di nuovo dei fastidi al ginocchio, operato più di un anno fa. Probabilmente sono fasi di assestamento ulteriore dell'articolazione che si ripropongono. Già nel corso del match da titolare col Sesti Levante a settembre, Pellacani si era fermato nel corso della ripresa, aveva saltato le successive 2 gare per tornare a disposizione 20 giorni dopo. Se si dovesse privilegiare l'esperienza, si va verso la coppia Mesic di Pasquale, 2 mancini. In caso di impiego di un destro, ipotesi Staver con Mesic. Per il resto vanno verso la conferma Floriani, Mussolini e Milani, in avanti Cuppone e Merola con forse Cangiano, in mediana D'Agasso e Aloi e poi ballottaggio Tugnov De Marco. Circa Zeman, l'allenatore boemo entro domani sarà dimesso dalla clinica dopo aver completato gli accertamenti. L'allenatore sta bene, ma dovrà restare a riposo. Ad Ancona non ci sarà, da valutare la sua presenza con la Fermana all'Adriatico il 23 dicembre. L'equipe medica studierà il percorso migliore per riportare gradualmente al campo Zeman, laddove il compito più difficile, un po' per tutti, sarà convincerlo ad abbandonare il fumo. L'assenza di Zeman sarà un'opportunità mancata per l'abruzzese d'adozione Gianluca Colavitto, tecnico dell'Ancona, di sfidare il suo maestro e punto di riferimento, essendo un convinto assertore del 4-3-3. In dubbio il gigante Christoffersen, che tuttavia titolare non è. Nonostante le ultime 2 sconfitte, Colavitto dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto all'11 base, col tridente Cioffi, Energe e il bomber Spagnoli in avanti. Al Del Conero il Pescara avrà il sostegno di 1000 tifosi biancazzurri. Stamani è andata esaurita l'intera dotazione di biglietti per il settore ospiti di Curva Sud. Direzione di gara a Matteo Centi di Terni, un solo precedente per il Pescara, sconfitta 3-2 a Francavilla Fontana un anno fa, uno anche per l'Ancona, allora Matelica, 2-2 a Cesena a marzo 2021.